Siamo all'Atlantic City di Masura del Vallo, dove sta per avvenire un'esibizione di un campione mondiale di biliardo. Accanto a me i titolari, come nasce questa idea? Come avete anche contattato Michelangelo Agnello? Questa idea direttamente non è nata da noi, ma dal signor Giuseppe Ferrara, che anche lui, come sappiamo tutti, è stato anche campione italiano, birilli, cinque sponde e tant'altro. È lui che ha organizzato tutto e noi praticamente siamo stati alle sue direttive, anche perché sta arrivando un campione europeo e un campione mondiale. Cosa ci si aspetta da questa serata? Si aspetta tantissimo dalla parte anche delle persone, perché non è facile avere tutti i giorni un campione mondiale di stecca, e pertanto penso che un'ottima cosa anche per Mazzara del Vallo, diciamo. Quindi c'è grande emozione nell'attesa. Molto suspense, sì, quello sì, anche perché mia moglie qua magari è anche lei molto emozionata dal discorso che in questa sala adesso vedrà il nostro campioncino. Quindi lei è emozionata? Certo, cerchiamo di portare di nuovo i biliardi in mezzo alle persone. È un gioco pulito, bello, rilassante, tranquillo. Ogni tanto anche io ho dato qualche colpetto giocando a biliardo in modo molto soft, diciamo. Michelangelo Agnello a Mazara del Vallo per un'esibizione con il biliardo. Delle figure molto interessanti abbiamo visto, che hanno lasciato il pubblico un po' senza fiato. Sì, sono delle figure di soluzione di gioco, quindi non è una vera e propria esibizione, però ai ragazzi serve questo, serve vedere il campione, l'immagine del campione. Qui ho visto che ho lasciato il segno, e quindi spero che non sia la prima e l'ultima volta che vengo qui. Molte di queste figure l'hanno salvata in situazioni particolari, immagino. Sì, sì, l'importante è conoscere, e nei momenti di difficoltà, se c'è la possibilità di farle, si devono eseguire alla perfezione. E se un impegno è molto importante, quale sarà quindi il prossimo obiettivo? Ah, guarda, è la prima prova. Comunque a fine mese ho una gara nazionale a Bussi, a Pescara, e quindi poi a ottobre inizia di nuovo la stagione agonistica con la prima prova a BTP, che poi tra l'altro è nella mia regione, è a Lecce. Signor Ferrara, questa iniziativa è partita da lei, quando potremo riavere questo campione ma anche altri? Abbiamo già in cantiere dal 2013-2014, dentro la stagione che fa la federazione, una manifestazione che si farà al Mizer. Attendo solo il via, quindi è tutto già inoltrato, documenti e tutto, una conferma che già avverrà, penso a settembre. Quindi avremo i 24 professionisti più una selezione nazionale che raggiungeranno i 24. Di quella selezione, che saranno circa 400-500 giocatori, usciranno 8 giocatori. I 24 professionisti che aspettano, e poi si raggiungono ai 24 gli altri 8, diventano 32, e farà la manifestazione del BTP, la massima che c'è in federazione. Quali sono i professionisti che possiamo attenderci? Sì, i professionisti sono tanti, sono conosciutissimi nell'ambito del biliardo, tipo Carlo Cifalà, Sessa non c'è più, Gomez, Martinelli, Maggio, Mannone, che è di Saleme, anche lui campione mondiale. Abbiamo dei siciliani bravissimi nel settore dei birilli, Romeo di Sciacca, di Menfi. Un altro professionista. Adesso vorrei augurare a Michele Agnello, noi tutti qui, compreso il titolare, che sta dando un fiore come ricordo di questa esibizione, al prossimo suo campionato mondiale, che possa brindare pensando a noi.